Le lacrime di Emma per un servizio delle Iene. Emma Marrone ieri sera si è davvero commossa, e lo ha voluto far sapere a tutti i suoi fan, che la seguono sui social. La cantante si è rivolta ai suoi fan con una storia su Instagram. La cantante, ieri sera, ha visto un commovente servizio delle Iene, quello dove una bimba esternava il suo problema con i compagni dell'asilo. La bimba che non voleva essere marrone ma voleva essere bianca perché i compagni la insultano e la prendono in giro. Emma ha lanciato un messaggio bellissimo e commovente che vi vogliamo girare in caso vi siate persi il video della stories. Un messaggio che arriva proprio quando nel nostro paese si affrontano continuamente argomenti come quello relativo al razzismo e all'omofobia, argomenti di intolleranza che non fanno parte di noi. Emma in lacrime si complimenta con le Iene. Ecco le parole di Emma subito dopo aver visto il servizio delle Iene in televisione. Non serve aggiungere altro. Servizio incredibile. Un bacio a tutti i genitori, che educano i bambini al rispetto e all'amore del prossimo. Mi sono commossa. Si è trattato di un servizio che tocca profondamente nell'animo, e che ha sicuramente coinvolto tutti, non solo Emma, magari anche uno come Mario Balotelli che di recente è stato vittima di insulti razzisti, potrebbe aver visto la trasmissione un segnale di speranza per tutti. Un problema quello del razzismo, che viene oramai affrontato quotidianamente, ed Emma non ci ha pensato due volte a schierarsi apertamente con questo video. Emma Marrone, i suoi prossimi impegni. Emma, intanto, sta continuando a lavorare, e in molti la aspettano nel talent show di Maria De Filippi e Amici, nella nuova edizione che presto inizierà. Tanto ha da fare per la preparazione alla trasmissione, dopo l'uscita di Mondiale. Emma Marrone da sempre si distingue per il suo cuore nobile e anche in questa occasione i suoi fan sono con lei.